Ma guarda un po', si è appena sbloccata una nuova missione. Piper, abbiamo una nuova destinazione. Ho preso un po' di roba leggendaria, forse, e dico forse, direi che la roba inutile che non uso me la posso anche prendere, così lo metto da parte. Poverino, era leggendario, adesso è quasi invisibile. Anche nei vestiti c'ho un sacco di roba inutile, o meglio, utile se usato in contesto giusto. Tipo questo qui è utile, peccato che ho una gamba migliore ora. Tac, anche questo. Tac. Questo perché no? Tac. E ora abbiamo dei potenziamenti leggendari che posso mettere ad altra roba, tipo la giacca dei samurai, posso renderla affilata. O perché no, potenziata allo spav. O ad esempio questa catenina, non posso potenziarla, ok, l'abbiamo appena scoperto. Però posso renderla capiente volendo. E posso già mettergli anche la trama balistica. Ah, attenzione, questa non è una roba da poco. Posso già mettere le trame balistiche ai miei vestiti. Mi serve della fibra balistica e ne ho 4. Quasi quasi mi metto la duplico. Ecco fatto, un po' di fibra balistica finalmente ce l'abbiamo da parte. Dovrei fare anche l'adesivo. Non ci ho pensato. Però per adesso ibrida. Ecco qua, così aumentiamo di un bel po' la nostra difesa. Per dire, l'ibrida MK5 è una bella bestiolina. Ce n'era una che però aumentava le statistiche di tutto. L'Advanced Hybrid MK4. È comunque una bella botta, ma richiede un sacco di roba. Aumenta di 60, 25, 25, 60, 50. E beh, non è male. Dobbiamo fare chimico, armaiolo e scienza. Ce l'abbiamo, perfetto. Puntiamo su queste due robe allora. Armaiolo sicuramente. Chimico, può aspettare un attimino. E allora potenziamo tutto. La cosa bella di alcuni vestiti, che per esempio il costume di Grognak, che è unico e c'ha un elemento leggendario appunto unico, è che posso mettere anche le mod ai guanti e al lining, non so cosa sia, penso comunque la parte del vestito, e posso mettere ad esempio riduce il danno agli arti, questo è figo. Ti dirò che per quanto questo mi intriga, il poter resistere al fuoco, secondo me, vale tutta la pena. E vediamo per i guanti, brawling, stabilizzati e weighted. Visto che per adesso abbiamo solo questo, mettiamo questo allora. Per qualche incredibile motivo, ma in realtà lo capisco perché è considerato vestito, posso mettere anche la trama balistica alla spada. Facciamolo. Allora, lo scouter sfortunatamente non ha trama balistica, però c'ha queste cosine qui, tipo il night vision, il targeting, il focus e il tracking. Io non so perché, ma farei il targeting per ora. Peccato che la maschera di Fox non si può migliorare. Sicuramente a livello d'aspetto in questo momento sono un casino, però a livello di potenziamento sono tutto dire. Ah, tra l'altro, ultimi aggiornamenti dell'insediamento. Come avevo detto, ho fatto i negozi. Ah, bravo Sturgis. Finalmente ti sei trovato una Sì. postazione e te ne stai fermo. Vediamo che cosa vende Sturgis. Vabbè, un sacco di robina inutile. Devo dire che si addice al personaggio. Mentre dentro la casa, come avevo ipotizzato, ho fatto la zona, appunto, diciamo cucina. Anche se penso che uno dei negozi, quello del food, lo sposto e lo metto qui. Mentre nelle stanzine ho Hai un fatto il aspetto parrucchiere, il pericoloso. chirurgo e Spero la che non clinica sia qui. Ecco un'emergenza. perché mi manca, tra l'altro, un negozio. Cosa che, tra l'altro, farò adesso per semplificarmi la vita. Quindi il bar lo depositiamo. Mettiamo le armi da questa parte. Ecco qua, così ho organizzato già meglio. Ecco qui il bar messo dentro. Decoriamolo magari un po'. Ecco fatto, un po' più decorato e più decente. Con anche un distributore di Sunset Salsa Parrilla sempre vuoto. Non avevo messo i letti come avevo detto, ma ho trasformato questa casa effettivamente in un hub centrale dove comprare roba. Il che comunque non mi dispiace. Prima di proseguire, vado a farmi pagare per i miei servizi. Che cosa hai trovato, Dogmeat? Vediamo. Scusami, Dogmeat. Pasta fall automatico? Ok, grazie. Pasta fall automatico. Che
cavolo è? Pastafal, eccolo qui. È un fucile d'assalto e usa le 308 pasta. Che cavolo sono le 308 pasta? Scusami. Oh no, credo di aver appena intuito cosa sono le 308 pasta. Quindi Takahashi, tu vendi queste munizioni? Meglio se gli sicuramente. È l'unica cosa che capisce. No, vende solo ramen istantaneo. Dove le trovo le 308 pasta io? Vediamo, scusami. Posso anche modificarlo. Posso modificarlo? No, non è vero, c'è solo il pasta. Pasta damage. Che cavolo. Che cos'è? Cos'è? Cos'è tutto ciò? Perché questa è la vita vera? Dio mio, c'è anche il pasta barrel. No, ti prego. Il pasta site. Ma perché? Dove? Quale mod ha aggiunto questa roba? Fully automatic penne. Ma Dio mio. Oh. E ci vuole il ramen istantaneo per farlo. Ergo, mi fa pensare che le munizioni si craftino con il ramen istantaneo. Proviamoci. Eccomi qui. Qua. Hai trovato quella vernice? Non è stato facile, ma ne ho trovata un po'. Ecco una bella notizia. Perché non provi a dare la prima pennellata? Direi che è perfetto. Ecco la tua paga. Oh, più grazie. Un piccolo extra per aver azzeccato la tonalità di verde. Per aver azzeccato. In modo avventato. Lieta di aver aiutato. Il muro è importante per molte persone, Blue. Ma non hai fatto nulla tu, Piper, in tutto ciò. Paladino Dance, sono venuto ad aiutarti. Paladino Dance. Ci sei? Ci sono. Ci sono. Splendido. Seguimi e cerca di non rimanere indietro. D'accordo. Oh la Madonna. Che trick incredibile. Giuro che non l'avevo mai visto sta roba. Dove stai andando? Dance? Dance, dove stai andando? Dance? Dance, dove cazzo stai andando? Ok, ho risolto la situazione, meno male. Passeremo da questo vicolo. D'accordo, ti seguo, Dance. Ti copro le spalle, vai tranquillo. Che brutto tempaccio. Si trova qui vicino, a ovest. Se prendiamo questa strada, dovremmo riuscire a evitare i branchi più numerosi di cruperali che infestano. Sì, ma quanto stai scattando? Io sto andando benissimo, Dance. È un problema dell'armatura atomica? Attivare quel trasmettitore. Va bene. Se fosse stato per me, avrei trasferito la mia squadra. Lo scriba Eile. Ha rilevato tracce energetiche non identificate nell'area su cui dobbiamo fare luce. Va bene, quindi dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Sono di breve durata e trasmettono su una frequenza raggiungibile solo con una tecnologia avanzata. Vediamo che chiunque, qualunque cosa stia creando queste tracce, possa rappresentare una potenziale minaccia. E voi volete evitare qualsiasi minaccia, ovviamente. Siete la confraternita, d'altronde. E guarda caso una minaccia, guardala lì. Forse e ti pareva. La miseria, Ada! Wow, che colpo incredibile! Ada, ma tu sei pazzesca! Forse ti sorprenderà sapere che la mia squadra di ricognizione non è la prima a visitare il comune. No, no, tranquillo, ti ascolto, Altre due squadre erano state inviate qui dalla confraternita per recuperare tecnologia. La missione della prima squadra fu un grande successo. Andarono indietro con casse piene di manufatti prepezzi. Ah, certo, certo. La seconda squadra non fu altrettanto comune. Perso ogni contatto poco dopo il loro arrivo. E da allora non abbiamo più notizie. Per quanto riguarda la mia squadra, abbiamo perso 4 uomini nella zona contaminata. Siamo un bersaglio sin dal nostro arrivo. Chissà come mai, siete tanto simpatici. Non ho alcuna intenzione di arrendermi e tornare a casa. Bravo, Dance, così si fa. Mai arrendersi. Scusami se ogni tanto ti faccio aspettare, ma sai, devo recuperare roba per il mio insediamento. E quindi sì, devo saccheggiare qualsiasi posto vedo. Spero per te non sia un problema, Dance. A chi stai sparando? C'è tutto sto casino per sparare una mosca, ragazzi, sul serio? Catroia, Ada. C'era bisogno del laser incredibile. Eri lì a mezzo metro. Quelli sono Night Stalker, sì. Sono Night Stalker e dei piccoli Jakey. Quest'arma fa schifo. Aiuto, sono diventati invisibili, non li vedo più. E quel... Ma quello è un cane. Aiuto. Dove sei apparso tu? L'ultimo.
Ma tutto bene, cagnolino? Cagnolino, da dove sei saltato fuori tu? Qualcuno aiuta questo cane, per favore, non voglio che crepi. Salve. Ehi, ciao. Ciao. Bel cane. Ma un'aria solitaria. Non pensi che piacerebbe qualcuno con cui giocare? Perché lo vendi, poverino? Perché lo vendi? Non è che voglio farlo. Però io amo i cani e in qualche modo devo guadagnarmi da vivere. Così li allevo e... Ah, li... beh. Dopo averne venduto... Ammetto uno, che questo incontro non l'avevo mai fatto. Poi però prendo un nuovo cucciolo e ricomincio da capo. Ma ascolta, va bene. Affare fatto. No, davvero, dici sul serio? Voglio dire, è un ottimo cane, non fraintendermi. Il fatto è che non voglio venderla a qualcuno che non si prenderà veramente cura di lei. Ah, vai tranquillo, mi prenderò cura io di lei. Mi prenderò cura di lei, non preoccuparti. Sì. Beh, almeno non credo che te la mangerai o qualcosa del genere. Quindi vuoi veramente comprarla? C'è qualcosa che mi stai nascondendo? Sì, voglio davvero acquistare il tuo cane. Ok. Hai un posto dove tenerla, vero? Assolutamente, a Sanctuary. Immagino che ce lo faremo andare bene. Ok, ragazza. Ti ho trovato un nuovo padrone. Strappalacrime sta roba, mamma mia. Da ora in poi. Vai, forza. Fai una brava ragazza. Ciao, ciao. Ma che... Io... Dio mio, che tristezza! Ma no, adesso gliela ridò sto punto. Prenditi cura di lei, va bene? Adesso ti sparo nella schiena. No, dai, non posso. Non l'avevo mai fatto questo incontro, è stato straziante. Dogmit, tu non fare il geloso, dai. Ma quindi tu vai a casa da solo? Da sola? Scusami, è vero, sei una femmina. Sono diventato un allevatore di cani anch'io adesso. Scusami, Dance. Ecco l'Arc Jet Systems. Bel posto. Non dovrebbero esserci sistemi di sicurezza all'esterno. Ah, speriamo, guarda. Che cosa hai trovato, Dogmit? Questa qui? La Nuka-Cola? Hai trovato questo, Dogmit? Ascolta, voglio un lavoro pulito secondo le regole. Niente atti d'eroismo. Mi sono spiegato? Va bene, allora. Avanziamo. Ho capito. Non fare l'eroe. Azioni come questa, a mettere l'ultimo chiodo sulla bara dell'umanità. Quanto sei disfattista. Per i loro interessi, facendo soldi a palate, fregandosene dei danni fatti. Questo è vero, non ti posso dar torto. Indicare da questi rottami? Pare che i sistemi di sicurezza automatici del complesso siano già stati messi fuori uso. Beh, potrebbero essere stati anche dei predoni. Così sembra. Cazzo, questa non ci voleva. Guardate intorno. Non c'è un solo bossolo di proiettile a terra, né una singola goccia di sangue versata. Questi robot sono stati attaccati dai sintetici dell'istituto. Tan tan tan. Terrò gli occhi aperti. Terrò gli occhi aperti. Ricevuto, muoviamoci. Facciamo attenzione allora. Questo posto è ridotto a un macello. Ci sono ancora dei materiali che potrebbero tornare utili alla confraternita. E quando mai? Se è elettronico, allora la confraternita se lo prende. Sai che novità? Dov'è la novità in tutto ciò? Vedi se riesci a trovare un modo per aprire quella porta. Io perlustro l'aria. Potrei farla saltare in aria. Ada, sei simpaticissima, però porca troia, sei troppo attaccata. Dovrei cercare una mod per silenziarti, giuro. Fantastico. Ecco fatto. Apriamo la porta. Rilevo. Ottimo lavoro. Oh, un sintetico leggendario. Aspetta che mi curo. Con calma. Adesso ci penso io qui. Mamma mia. Sono stato io? Sono stato io a fare così tanto male? Aspetta, aspetta, aspetta. Porca miseria, ma... Ma li sto sfondando. Cosa abbiamo trovato? Un'altra gamba. E vai. Aspetta, Dance. L'hai detto tu, non fare l'eroe. Mamma mia. Non fare l'eroe che ti ammazzi. Posso lasciar continuare questi attacchi. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua che ti... Ti spacco la faccia, eh. Ah, ma guarda, una trappola. Un fucile dell'istituto. Bello, grazie. Voi... Avete un aspetto... Così carnoso. Io non mi ricordavo che sintetici fossero così in carne. E guarda questo. Guarda questo com'è cattivo. Sembra un Terminator. E questo cos'è? Pistol grip glow. Che cacchio è? Automatic clear. Ok. Bastava un altro leggendario.
I colpi critici inducono frenesia nel bersaglio. Ok, grazie. E chi l'aveva visto il leggendario? Deve essere stato Dance ad ucciderlo. E un'altra rivista è stata trovata. Le armi energia infliggono permanentemente il 5% di danni in più. Grazie. Cos'è? C'è una torretta che spara, ma dove? Beh, distrutta. Ah, scusami, non ti avevo visto. Una minaccia così grave. Hai ragione. E la madonna, ma quanti sono? Segui il paladino. Scusami, Dance, dove sei? Non ti sento, scusami, sono lontano, stavo girando io. Scusami, Dance, non volevo andare avanti da solo. Volevo vedere un attimo il Liar. È proprio come quello di Fallout New Vegas. E questa è la versione automatica. Ah, caruccia. Volendo le microfusioni ce l'abbiamo, quindi. Magari se è meglio di un fucile laser normale la uso. Eccomi, scusami. Il del motore si trova più avanti. Dovrebbe essere la nostra meta finale. D'accordo, allora entriamo. Vai avanti, Dance. Io ti seguo. Sembra che non ci sia corrente in questa sezione. E allora guardiamoci dalle trappole. Guarda questo posto. Gli scribi si sarebbero divertiti un mondo qui. Beh, possono ancora farlo. Il trasmettitore dovrebbe trovarsi nella sala comandi in cima a noi. Ma pare che gli ascensori siano fuori uso. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Dobbiamo trovare un modo per riattivare la corrente nel complesso. Beh, allora scendi. Deve esserci un generatore d'emergenza da qualche parte. Tu come hai fatto già a scendere qua, Ada? Attenzione nella stanza principale. Io resterò qui a coprire le retrovie. D'accordo, ci penso io. E la madonna, hai fatto male al mio cane, Dance. Ti do fuoco, eh. Anche se lo so che il fuoco non fa nulla alle armature atomiche, eh. Non credere. Sì. Il Junk Jet. Buongiorno a me. E un altro nucleo di fusione fu. E Piper, siamo al 100% di affinità. Certo. Però, riguardo a quello che hai detto su Nat, ci ho riflettuto un po'. E secondo me. Guarda Ada come dietro. Adesso vi meno tutti e due. Come sarebbe la sua vita se non ci vedessimo più? Solo che a volte mi sembra che le uniche cose importanti della mia vita siano Nat e il giornale. E io? Avere qualcuno su cui contare. Qualcuno come te significa molto. Non tutti sono disposti a tollerare la compagnia di una reporter ficcanaso. Ma io voglio la tua compagnia. A me piace il tuo naso. Tu sei un'eccezione. Non ho stretto molte amicizie nel corso della mia carriera. Oh. Volevo solo raddrizzare quello che per me era sbagliato. E quando io e Nat siamo arrivati a Diamond City, di cose sbagliate ce n'erano parecchie. Eh beh, forze ci credo. Forze corrotte, pessime infrastrutture. C'era un buco nelle mura esterne rattoppato con una libreria. Una libreria, ti rendi conto? Guarda, ho visto di peggio. Più che altro per dare una scossa alla situazione. Per poi scoprire che non ero la sola a desiderare un cambiamento. Dopo le prime due edizioni, non tutti erano d'accordo con quello che scrivevo. Ma se non altro ascoltavano. Meno male, dai. C'è ancora molto da sistemare. C'è ancora molto da fare per sistemare quella città. Ah, sì. Ma ci stiamo arrivando. Quando è uscita la prima edizione, sentivo di aver fatto la cosa giusta. Ma subito dopo le cose sono cambiate. Il sindaco? La gente ha cominciato a comportarsi in modo diverso. Nel giro di una notte, Piper, l'amica e confidente, è diventata Piper, la ficcanata. È stato il sindaco, sicuro. Non mi trattavano più come prima. Ho capito che l'unica su cui potevo contare era mia sorella. E ora, ahimè. Puoi contare su di me, Piper? Sì, lo so. Tu non hai paura di me. A differenza degli altri. Cosa hai in mano, scusa? Ah, è la pistola. Fosse la cosa migliore. Non la vedevo. Della mia vita. Ma adesso, qui con te, non ne sono più così sicura. Era da tanto che aspettavo una persona come te, Blue. Mai avrei immaginato che sarebbe arrivata. Oh. Perciò, grazie. Grazie per un'amicizia su cui posso contare. Solo un'amicizia? Sembra quasi che tu voglia andare oltre la semplice amicizia. Ah. Beh, mentirei se ti dicessi di non averci mai pensato. Non che ci pensi così spesso, sia chiaro. Ma io sono chiassosa e autoritaria. E sempre incasinata. Perché qualcuno come te vorrebbe una come me? Perché sei proprio tu. I difetti fanno parte di noi, Piper. Ma tu per me sei perfetta. Oh. Perfetta, eh? Questa è nuova. Beh, potrei dire lo stesso di te. Sicuramente sta arrossendo. Io, Blue, non so cosa dire. Non potrei chiedere di meglio. Vieni forza. Qui e baciami allora. Non è bello far aspettare il mondo.
Hai ragione, Dance è di là che ci aspetta. Hai ottenuto il talento parlantina per aver raggiunto il livello massimo con Piper. Grazie. Oh, amabile. Grazie alla tua relazione con Piper, le trattative con i venditori ora sono migliori. Grazie. Bene. Perfetto. Opzioni energetiche, avvia generatori. Energia nucleo del motore ripristinata. Oh no! Motore termico Dance. Alimentato, attivato e in attesa di... Dance! Ti aiuto io! Ma quanti siete? Aspetta! Non vedo! Siete troppi! Sono morti tutti? Sono morti tutti? Dovrete passare sopra di me! Non lo riesco a colpire, troppo in alto! Aspetta! Ci penso io! Uff! Tutto bene? Beh, che dire, è stato un massacro, ma almeno l'ascensore ora funziona. Non credo possa reggere tutto questo peso di un robot, un cane, una tizia piena di armi, una giornalista e un tizio vestito di power armor. Però tentar non nuoce, no? Eccomi qua, forse Dance. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Avevi proprio ragione, aspetta un attimo. Prendiamoli! Ah, aspetta! Siete in troppi davanti alla visuale, però, Catroia! Stai fermo? Beh, e io allora che servo? Io a cosa servo se voi fate tutto il lavoro da soli? Mancato! Cazzo, il dispositivo non è qui. Vediamoci e controlliamo i resti dei sintetici. Può darsi che fossero anche loro sulle facce del nostro. Va bene, la cerco io. Oh, ma guarda, proprio su quello sciolto. Trasmettitore d'ampio raggio. Direi che l'abbiamo trovato. Usciamo di qui. Prenderemo l'ascensore di servizio per raggiungere la superficie. Va bene, io devo cercare però le mie frecce, scusami. Incredibile, ma vero, sono riuscito a riprendere tutte quante le mie frecce. Forza, Dance, possiamo andare. Ah, finalmente. Un po' di aria fresca. Direi che è andata bene, no, Dance? Che è stato? Che cazzo, sti vampiri però. Tutto bene? Certo che sti vampiri non mi danno tregua. Paladino Dance. Poteva andare un po' più liscia. Ma l'importante è aver portato a termine la missione. Questo è vero. Io dico che siamo andati alla grande. Un po' più liscia? Io dico che ce la siamo cavata alla grande. Ci siamo fatti cogliere impreparati in più di un'occasione. E questo è inaccettabile. Tuttavia, il tuo aiuto ci ha permesso di ottenere il vantaggio che ci serviva. Non so se sarei riuscito a portare a termine la missione. Credo di no. Siamo una bella squadra. Siamo una bella squadra. Non avevo dubbi. Già. Una volta tanto è bello lavorare con un civile che segue gli ordini. Beh, detto questo, sei tu che seguivi i miei. Abbiamo due faccende importanti di cui discutere. Innanzitutto, se mi consegni il trasmettitore ad ampio raggio, ti ricompenserò per il tuo aiuto durante questa operazione. È tutto tuo. Potrebbe fare al caso tuo. È la mia modifica personale del fucile laser standard della confraternita. Spero possa tornarti utile in battaglia. Ti ringrazio. 10 di danno extra se usato col power armor. Fino al 25% se usi una T60. E la madonna. Grazie. Prego, civile. Civile. Riguardo alla seconda questione, ho una proposta da farti. Dimmi. Abbiamo scampata per un soffio prima. L'operazione si sarebbe potuta concludere con un disastro. Ma tu hai saputo mantenere il sangue freddo e comportarti davvero soldato. Questo è vero. Sono sicuro che tu abbia le qualità necessarie. Qualità necessarie per cosa? Puoi scegliere tra due strade. Trascorrere il resto della tua vita vagando da un posto all'altro, dando una mano in cambio di una modesta ricompensa. O unirti alla confraternita d'acciaio e lasciare un segno su questo mondo. Ah! Che ne dici? Non saprei. Non saprei.
Continuerò a coprirti le spalle. Non importa in che casini ti metti. Capisco la tua esitazione. Non è una scelta semplice. No, per niente. Se decidessi di unirti a noi, sai dove trovarci. Buona fortuna. Grazie. E allora, a più avanti, Dance. Dance, perché stai guardando delle scorie nucleari, scusami? Cosa c'è di così interessante?